Presente ragazzi, bentornati sul mio canale con Mr. Black, che ci parla. Oggi che siamo in un super videozzo qui sul mio canale. Bene ragazzi, oggi siamo in un video abbastanza diverso dal solito, come avrete letto dal titolo. E innanzitutto mi scuso per l'outfit molto casalingo, perché sono con una canottiera, ma veramente si schiuma, fa un caldo boia. Ed è già tanto che mi sono messo una canotta, perché sennò stavo a dorso nudo. Ma a parte questo raga, oggi, da come avrete letto dal titolo, siamo nel video in cui vi faccio vedere la mia postazione, la mia camera, il mio setup. Bene ragazzi, questo video già l'avevo fatto circa più di un anno fa, però da quel video, quindi dall'anno scorso, sono cambiate parecchie cose e soprattutto sono arrivati tanti nuovi iscritti. Quindi ragazzi, oggi volevo far vedere per i nuovi iscritti la postazione in generale, mentre per quelli che c'erano l'anno scorso e che ci sono ancora, i cambiamenti. Quindi raga, io spero che questo video vi possa piacere. In tal caso lasciate un bel like, potete arrivare a 20 per un prossimo video, e soprattutto commentate, una volta che avete finito di vedere il video, di cosa ne pensate della mia postazione. Ragazzi, prima di partire con il video della postazione in cui ve lo faccio vedere, mi devo scusare per l'audio e so anche per la qualità del video, però come sapete io registro con un cellulare, ma soprattutto per l'audio, perché di solito nei miei video registro con il microfono lavalier, quello che si attacca qui, oppure il microfono delle cuffie, che sono tutti e due microfoni abbastanza buoni. Ma in questo video, non avendo altre possibilità, devo registrare per forza con l'audio che esce dal cellulare. Io cercherò nel migliore dei modi di parlare bene, così potete capire tutte le cose che dico. Comunque mi scuso lo stesso per la qualità, che non sarà il top. Qui, questo è il video della postazione. Per prima cosa partiamo da questa parte della stanza. Qui possiamo trovare la mia scrivania, dove per lo più studio ed edito i miei video. Allora, per prima cosa partiamo dal computer, che è un PC portatile, da come potete vedere, dell'Asus, e non è assolutamente da gaming. È un PC praticamente senza pretese, però per quello che ne faccio io, ovvero editare video e foto e fare ricerche per la scuola, magari scrivere dei testi, va benissimo. E lo trovate a circa 300 euro su Amazon. Ovviamente se lo trovo vi lascio anche il link in descrizione, sia di questo ma anche di tutti i prodotti che vi farò vedere. E qui a fianco abbiamo un mouse da gaming, almeno così si spaccia, e l'ho pagato circa 10 euro e l'ho acquistato insieme al PC. È della CSL ed è abbastanza bello anche da vedere, abbastanza ergonomico, ha molti tasti dove si può regolare il DPI, la sensibilità, ed è veramente fantastico. Ovviamente se ve lo trovo vi lascio anche il link in descrizione di questo. Poi ragazzi, qui abbiamo la prima novità. Per chi si ricorderà, nel video dell'anno scorso non c'era questo tappetino, ma bensì ce n'era uno blu che ho spostato da un'altra parte della camera, che poi andremo a vedere. Questo tappetino ragazzi l'ho comprato dalla Cina ed è abbastanza carino, perché c'è una pistola, diciamo che era quello più carino che ho trovato, e l'ho pagato, sentite bene, 50 centesimi, quindi un affare assurdo. Poi qua, qui a fianco abbiamo delle cuffiette della Huawei, che utilizzo ovviamente per ascoltare musica oppure registrare qualche clip audio con questo microfono. Qui un orologio subacqueo, qui le chiavi di casa, la mia action camera, eccola qui, della Apeman. Se non la conoscete, ci ho anche registrato un video, magari qualche giorno vi faccio anche una recensione. E qua abbiamo la mascherina che devo portare la notte perché ho l'apparecchio. Passando avanti abbiamo un impianto stereo della Trust, come potete vedere dalla marca, non so se si legge, costa sulle 20 euro, l'ho comprato qualche anno fa, però fa ancora il suo sporco lavoro. E qui la mia lampada, che è veramente potentissima, infatti se la punto in faccia mi stucca. Fantastica, anche questa pagata circa 15 euro su Amazon. Poi raga, passiamo a una parte molto interessante della mia camera, ovvero il cable management che ho realizzato io stesso per questa scrivania. Come potete vedere, la scrivania non è attaccata al muro, e questo mi ha penalizzato molto nel fare la mia postazione. Per questo mi sono dovuto ingegnare, ho dovuto creare questo cable management per non far vedere tutti i cavi che sarebbero passati qui a terra. E quindi con del velcro, con lo scotch, con varie cose, ho attaccato tutti i cavi che escono dal computer, dalla lampada, dalle casse, dietro qui, dietro a questo pannello. Meno male che c'è il pannello, per poi farle confluire in questa ciabatta, che poi va a confluire lì, in quella presa. Quindi praticamente tutta questa scrivania è alimentata da una sola presa, è incredibile. Questo cable management è abbastanza fatto bene, perché io per esempio mi metto di qui, voi non vedete assolutamente nessun cavo, se non quello che passa lì, che va alla presa.
ma quello ci può stare, quindi voto 10. Poi da questa parte abbiamo una cassettiera con dentro vari panni miei, qui dei dizionari, una misacca, il supporto della action camera per la testa e un pedale pianoforte, non so perché sta qui, però bella rega. Poi ragazzi, da quest'altra parte abbiamo un'altra libreria che in cui ripongo ovviamente tutti i miei libri di scuola, come potete vedere lo zaino e i quaderni, e qui ci sono tantissimi altri libri che non utilizzo neanche. Mentre qui abbiamo un angolo, diciamo, tech distrutto, perché sono, quelle sono, saranno 5 cuffiette tutte distrutte, uno smartwatch, un porta micro SD, qui un altro microfono lavalier e lì Nintendo DS Lite, la prima versione, e qui dentro c'è la PSP. Quindi boh, tanta roba. Poi ragazzi, passiamo al centro della mia camionetta. Come potete vedere qui c'è un letto. Molti di voi nel video che ho realizzato l'anno scorso mi hanno chiesto se era un divano letto, ma raga, questo non è un divano, è semplicemente un letto, perché come potete vedere quei due cuscini si muovono, non sono fissi. Ecco qui, vedete che si alzano. Io quando poi devo andarmi a dormire tolgo i cuscini, li sposto sul mobile e mi addormento qui. Quindi praticamente un letto mascherato divano letto. Raga, passiamo alla parte che tutti voi starete aspettando, ovvero la mia postazione personale da gaming, dove gioco alla PlayStation e molte volte edito anche i miei video. Ecco a voi la mia postazione da gaming. Quindi ragazzi, come già avete visto dalle cinematiche, questa è la mia postazione da gaming. Come potete vedere qui c'è la mia PlayStation 4 che adesso è in modalità riposo, come sempre ovviamente. Qui abbiamo il famosissimo tappetino di cui avevo detto, quello blu, che l'ho spostato qui con un mouse e tastiera Bluetooth, che poi spiegherò a cosa servono. Poi andando avanti, cioè abbiamo qui un monitor della Samsung da 24 pollici ed è da gaming. Tra l'altro raga, è uno, se volete un monitor da gaming economico, è veramente fantastico, perché questo raga ha un millisecondo di risposta, quindi se volete giocare tipo FPS / Fortnite o altri giochi è fantastico, perché ha un tempo di risposta bassissimo. Poi raga, qui abbiamo le mie cuffie da gaming, che sono della Nubo, di cui avevo fatto anche una recensione sul canale, la trovate qui in alto a destra, e sono fantastiche raga, veramente fantastiche, costano solamente 23 euro, ma sembrano della Razer per quanta qualità hanno. Poi raga, qui abbiamo tutti i miei giochi della PS4 a disco, che so, praticamente sono tutti Call of Duty questi, e da questa parte Gran Turismo Sport. Ovviamente non ho solo questi giochi, ma ho anche tantissimi altri giochi in digitale, tra cui GTA, FIFA e altra roba. Poi raga, qui abbiamo i miei occhiali da sole, e qui voi vi state chiedendo a cosa serve questa presa VGA. Benissimo, questa presa VGA mi serve a collegare il mio PC, che è di là, a questo monitor. Molte volte ragazzi io edito su questo monitor perché mi trovo molto meglio. Per esempio il video di FIFA che avete visto qualche giorno fa, non so quando esattamente, l'ho editato qui perché c'erano molte tracce, tracce audio e video da mettere insieme, quindi mi trovo meglio su un monitor più grande. Oltre ad usarlo per editare, lo uso anche per magari guardare qualche film o qualche video. Comunque come idea ci sta quella di collegare il PC al monitor più grande. Ma voi vi starete chiedendo inoltre come gioco, cioè mi siedo nel vuoto? No ragazzi, semplicemente sposto la mia sedia che ha le ruote in questo modo e mi siedo e gioco, molto semplicemente. Diciamo che è una postazione abbastanza ambigua, insolita, però molto funzionale, perché mi sono dovuto ingegnare, dato che non ho scrivanie attaccate al muro e robe varie. Quindi ragazzi, siamo giunti finalmente alla fine di questo video, io spero vi sia piaciuto, in tal caso lasciatemi un bellissimo like e soprattutto commentate in tantissimi, facendomi sapere che cosa ne pensate di questa postazione. Ovviamente raga, come vi ho detto anche già prima, trovate tutti i miei prodotti che ho qui in camera in descrizione, e se ovviamente se li trovo magari non sono più in vendita, però comunque se siete interessati li trovate in descrizione. Inoltre ragazzi, seguitemi su tutti i miei social, Instagram, Twitter e soprattutto Twitch, da come vi ho anche aggiornato in un video precedente, farò tantissime live streaming lì, e quindi se mi volete andare a seguire mi farebbe molto piacere. Niente ragazzi, il video di oggi è finito e noi ci becchiamo alla prossima. Bella raga.